Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e di un omicidio avvenuto a Balestrate nel Palermitano. Un giovane ventenne è stato ucciso all'esterno di una discoteca, è stato fermato un coetaneo. Un giovane di 20 anni, Francesco Bacchi, è stato ucciso davanti a una discoteca di Balestrate nel Palermitano. Dopo le tre, chiusa la discoteca Medusa di via Palermo, è scoppiata una rissa in strada e il ventenne, colpito da più persone con calci e pugni, è rimasto a terra, trasferito all'ospedale di Partinico con un'ambulanza del 118, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Il padre di Francesco Bacchi, Nini, considerato il re delle scommesse online, è recentemente finito nell'inchiesta antimafia denominata Game Over, ma il delitto del giovane non avrebbe nulla a che vedere con il crimine organizzato. Francesco sarebbe stato colpito da una delle sette persone coinvolte nella rissa. I carabinieri di Partinico, che conducono le indagini, hanno passato al setaccio le immagini dei numerosi sistemi di videosorveglianza piazzati dal comune nella zona. Per l'omicidio è stato fermato un altro giovane di 20 anni, il quale avrebbe confessato il delitto, dicendo però di non avere avuto intenzione di uccidere la vittima con cui aveva avuto una discussione. Sono proseguiti anche nell'ultimo fine settimana a Catania i controlli delle forze dell'ordine nei luoghi della cosiddetta movida. Vediamo com'è andata. In considerazione dei risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane, proseguono i servizi di presidio e controllo delle zone del centro storico di Catania, ulteriormente intensificati alla luce dell'incremento di presenze di cittadini e turisti. Infatti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il prefetto di Catania e i vertici provinciali delle forze di polizia, allo scopo di garantire il sereno svolgersi delle serate del fine settimana, allorquando sono numerosi i cittadini e i turisti che, specie in ore serali e notturne, animano le zone della Movida, il questore di Catania, con propria ordinanza, ha predisposto mirati servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico anche a tutela dei clienti dei locali, dei residenti e dei titolari delle numerose attività commerciali. I dispositivi realizzati hanno operato su una zona di intervento al cui interno si trovano numerosi pub, locali di somministrazione di alimenti e bevande, nonché consueti luoghi di ritrovo. Nell'area operativa, compresa tra Piazza Bellini e le vie Antonino di San Giuliano, Monsignor Ventimiglia, Landolina e Coppola, i servizi sono stati eseguiti da agenti della Questura di Catania, della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale, dai militari della Guardia di Finanza, coordinati da un funzionario della Polizia di Stato, mentre equipaggi dei carabinieri hanno operato in piazza Federico di Svevia. Tali presidi, inoltre, si sono avvalsi della collaborazione di equipaggi della Polizia Locale. I dispositivi di sicurezza così composti hanno assiduamente vigilato sulla situazione, effettuando un'attenta attività di osservazione sulle persone in transito o in stazionamento all'interno delle aree pedonali, al fine di prevenire comportamenti eccessivi di disturbo e comunque improntati all'illegalità. Nel corso dei servizi, inoltre, è stata eseguita una capillare perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, alternata alla realizzazione di diversi posti di controllo. Le pattuglie, in particolare, hanno svolto mirati servizi per contrastare le violazioni in materia di sosta. Nella zona circostante Piazza Bellini, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l'accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di alcolici tra i giovani. Con questo obiettivo, in Piazza Bellini, gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito soprattutto controlli del tasso alcolemico. Nel corso dei servizi, nell'area di via San Giuliano, Teatro Massimo, sono state identificate 77 persone e controllate 13 veicoli con la contestazione di 8 contravvenzioni al codice della strada, mentre nella piazza Federico di Svevia sono state 34 le persone e 29 i veicoli controllati. Qui le infrazioni alle norme del codice della strada sono state 10. Inoltre sono stati controllati diversi esercizi commerciali, grazie sempre all'attività preventiva dinamica posta in essere e ai presidi attuati, nelle zone in cui sono stati eseguiti i servizi non sono state registrate criticità.
Cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso delle proteste invece che si stanno verificando nel Belice per un altro megaprogetto che riguarda l'eolico, ma per tutti i dettagli, vediamo il servizio. Sono almeno 10 i progetti per la realizzazione di parchi eolici presentati nella zona della Valle del Belice. Diversi sono già in attesa di via libera in materia di valutazione di impatto ambientale. A fornire il dato, l'ingegnere Mario Di Giovanna, esperto di energie alternative e componente del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Produrre energia elettrica in modo pulito è importante, ha dichiarato, ma alcuni di questi investimenti sono sovradimensionati, impattanti sul piano paesaggistico e perfino dello stesso inquinamento acustico. Tra i progetti c'è anche il Portella, che ricade principalmente nei comuni di Montevago e Santa Margherita, con la previsione di ben 7 pale eoliche, ciascuna delle quali alta fino a 200 metri. Impianti, ha sottolineato l'ingegnere Mario Di Giovanna, che saranno visibili in un'area di almeno 10 km dal Cretto di Burri al territorio di Partanna. Il Portella si aggiunge a un altro progetto, quello denominato del Giudice, 9 pale, sempre da 200 metri ciascuna di altezza, a Sambuca di Sicilia e che ha già visto, anche in quel caso, insorgere la comunità rappresentata dal sindaco Giuseppe Cacioppo, il quale teme gravi conseguenze per il paesaggio, tra i più apprezzati dai turisti da quando il suo comune fu insignito del riconoscimento di Borgo dei Borghi. Per il Portella, ha spiegato Di Giovanna, la società promotrice ha presentato un investimento da 30 MW. Tuttavia, la potenza nominale complessiva dei 7 aerogeneratori è di 42 MW. Quantomeno si sarebbe potuto proporre un progetto con 5 pale eoliche e non con 7. Per i progetti fino a 30 MW, le autorizzazioni in materia di valutazione di impatto ambientale sono di competenza della Regione. Per quelli di produzione energetica superiore, bisogna invece rivolgersi al Ministero dell'Ambiente. Il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche parlamentare all'ARS di Forza Italia, ha convocato un'assemblea cittadina allo scopo di informare la comunità sulle iniziative contro un progetto che passa sulle nostre teste, ha affermato il sindaco. È tutto pronto ad Acireale per il più bel carnevale di Sicilia. L'atteso evento che prenderà il via dal 28 gennaio è stato presentato in una conferenza stampa al Palazzo di Città. Sono tanti gli eventi in programma in tutto il territorio acese. Ci racconta tutto Lucio Di Mauro. Tutto pronto per l'edizione 2024 del più bel carnevale di Sicilia, l'evento più importante della città di Acireale che avrà inizio il 28 di gennaio. Protagonisti come sempre i maestri della cartapesta e le loro opere che sfileranno lungo il circuito. Quest'anno sono 9 i cantieri che hanno aderito alla kermesse e che saranno al centro dell'attenzione degli spettatori che potranno ammirare i carri allegorici e la sottile satira che li contraddistingue. La kermesse si concluderà martedì 13 di febbraio. Molti gli artisti nazionali presenti, come LDA, Paolo Meneguzzi, Orietta Berti, e non mancheranno sicuramente i comici più amati siciliani. È una manifestazione importante per Acireale, se non la più importante. Sono onorato di essere stato indicato dal nostro sindaco a presiedere il CDA di questa fondazione. Spero di non deludere né lui e né i miei concittadini. Ormai i miei concittadini mi conoscono da tempo. Io spero di metterci sempre il cuore, la passione che mi contraddistingue in qualsiasi cosa io cerco di fare. Il Carnevale per me è una manifestazione bellissima, e mi preme dire una cosa: io ho conosciuto mia moglie in un gruppo in maschera circa 40 anni fa, perciò di conseguenza questo è sinonimo di un amore, che è sbocciato nel carnevale e che sta continuando ancora oggi nel nostro carnevale 2024. Per quest'anno manteniamo il costo del biglietto a 6 euro, ad eccezione appunto della Domenica Clou. E ancora il nostro carnevale, come dire, è il più basso in termini di costo per chi viene a trovarci, ma questo ha poca importanza rispetto a quello che il carnevale di Acireale, quindi il più bel carnevale di Sicilia, offre alla città, alla regione siciliana e a tutta l'Italia. Perché i nostri maestri, come ogni anno, e quest'anno saranno ben 9, hanno realizzato delle opere d'arte che staranno nel circuito.
che animeranno il circuito assieme anche ai più piccoli, quindi ai carri in miniatura, alle maschere isolate, ai tanti eventi e alle attività che si faranno durante questi, diciamo, 20 giorni di carnevale. Ancora una volta ringraziamo coloro che hanno collaborato con noi e coloro che ci danno supporto, in primis la Regione Siciliana, sapete che ha dato appunto a fine anno nella finanziaria un contributo molto importante, circa 200.000 euro per il nostro carnevale. Vuol dire che anche la Regione nella programmazione appunto degli eventi e turistica della Regione tiene, sa che il nostro carnevale comunque è un carnevale di qualità, il terzo in Italia, ma secondo me tra i più belli, perché ha la peculiarità appunto delle movimentazioni, delle luci, quindi un carnevale anche notturno rispetto ad altri. Ringrazio gli artisti della cartapesta che quest'anno sono aumentati anche in numero. Sono sicuro che ci sarà tanto divertimento in città, che tanta gente, tempo permettendo, si riverserà sulle nostre strade e quindi andrà in giro per la nostra città, che è una città barocca. Vogliamo che Acireale diventi una città turistica, iniziamo con gli eventi, stiamo lavorando anche alle infrastrutture di tipo culturale e anche di tipo, come dire, strutturale, in ordine a parcheggi, quindi all'accoglienza, e siamo sicuri che la strada giusta è quella che stiamo percorrendo, e ringraziamo tutti coloro che credono in questo progetto e che ci aiutate a realizzare non solo questo evento ma tutta la programmazione del 2024. A Giardini Naxos invece, incontrata a Pallio, è stata inaugurata una pista per motociclisti. Vediamo di che si tratta, ce ne parla Mauro Romano. Il presidente di Humanitatis Progressum, Geri Muscolino. Ci troviamo qua a Pallio per una singolare manifestazione. Di che cosa si tratta, presidente? Allora, oggi inauguriamo il primo parco Sisevi Bike Park, che ha un triplice scopo. Durerà innanzitutto sino a giugno. Tutte le domeniche saremo qui presenti su questo suolo pubblico concessoci dall'amministrazione comunale, per fare delle attività aggregative, delle attività sociali, delle attività di guida sicura. Su questa pista che oggi inauguriamo, 29 ragazzi faranno ciò che sulla strada normalmente non si può fare, nel senso faranno delle attività distante, del freestyle, ma lo faranno in maniera sicura. Lo faranno in maniera sicura perché questo parco è recintato, è uno spazio dove loro si possono esibire, dove possono imparare a fare questo tipo di attività in sicurezza, perché sono dotati di sistemi di protezione. Ma soprattutto lo facciamo nel rispetto delle regole, tant'è che anche le forze dell'ordine ci daranno una mano per insegnare a questi ragazzi come tenere dei comportamenti corretti sulla strada. Infatti abbiamo dei progetti in itinere che da qua a giugno si andranno a realizzare, da guida sicura a attività di pronto soccorso, attività di legalità, e lo faremo sia con l'Arma dei Carabinieri, sia con la Polizia di Stato, sia con la Guardia di Finanza e sia con la Polizia Municipale, con attività ovviamente diversificate. Quindi facciamo attività aggregativa, perché ovviamente dove ci sono giovani, dove ci sono motori, c'è la possibilità di aggregare e di avvicinare anche altri giovani, ma lo scopo principale è quello di educare, avere il rispetto di loro stessi e ovviamente il rispetto delle regole sulla strada. Ci abbiamo fortemente creduto fin dall'inizio, abbiamo capito che questo tipo di anche disponibilità che l'amministrazione comunale, assieme peraltro alle forze dell'ordine stamani presenti al completo, avrebbe dato e avrebbe portato e consentito a un nutrito gruppo di giovani di questo territorio di realizzare le loro passioni, le loro attività assolutamente genuine. Certo, ovviamente che hanno un certo livello di pericolosità, e quindi è bene per questo motivo garantire sicurezza. E quindi il compito di un'amministrazione comunale, il compito di un ente pubblico è quello di dare questo tipo di risposte, sia per incentivare l'attivismo giovanile, l'intrapresa, anche l'estro, la fantasia che viene da questo tipo di attività, ma di farlo in sicurezza, e dall'altro lato perseguire i valori della legalità. Io sono Lele, sono il founder del gruppo di Sicily Bike Park Review. Noi siamo stati molto contenti di avere questo spazio dove poterci allenare a norma di legge. Ricordiamo sempre che noi non abbiamo mai avuto uno spazio nostro e non siamo mai stati tutelati. Questo posto serve appunto a questo. Ci tengo a dire che noi non siamo criminali, siamo solo ragazzi che facciamo ciò che ci piace.
È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.